Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo Vlogmas. Oggi siamo al 6 di dicembre. Mi sono svegliata presto oggi per editare il video di ieri, sostanzialmente. Quindi ho fatto colazione, mi sono fatta una tisanina, sono totalmente raffreddata, cioè mi sento tutta attappata, quindi continuo a soffiarmi il naso a oltranza, oggi avrò un naso grosso tanto. Però vabbè, allora adesso ci sono fatte le 9:30. Sto finendo di editare il vlog perché dopo dovrò uscire e devo andare a casa di Julie a lavorare ad alcuni contenuti per Instagram. Ecco anche Gwendy che ci ha raggiunti. Sì, che hai fatto la cacchina? Perché sei corsa qui? Detto ciò, io continuo e noi ci sentiamo più tardi. Come potete notare dai miei capelli, sono ore che sto qui davanti. Adesso sono le 12:05. Ho appena finito una call di lavoro. Ho qui l'altro computer perché sto finendo di configurare alcuni dei nuovi prodotti con Cosmify. Perché sì, continueremo qui a sfornare idee su idee. È un lavoro lunghissimo. E infatti sono appena uscita proprio in questo istante da un mental breakdown. Qua arrivano email di continuazione. Sono in un periodo stressantissimo. In più, come vi ho già detto, il Natale per me sta diventando uno stress proprio a livello emotivo. E quindi mi viene da piangere sostanzialmente ogni 20 minuti. Quindi è un po' così. Oggi, ragazzi, è un po' nera. La vedo nera, la vedo nerissima. In più, questa cosa del piede mi sta distruggendo l'anima e la vita e tutto. Perché per far passare questa infiammazione, questa sorta di tendinite, dovrei stare ferma, ferma, immobile sul letto col ghiaccio sopra il piede. Ma non posso stare ferma, non posso stare sdraiata, non so dove mettere il piede perché non c'è neanche spazio sotto la mia scrivania, quindi sono in crisi anche per quello. Dovrei andare dalla dottoressa, ma non ho tempo per andare dalla dottoressa. Dovrei fare forse le infiltrazioni, che non ho idea di cosa siano, quindi devo andare a capire quella cosa. Bene, a parte ciò, tutto ok, ragazzi. Posso preparare la borsa per le cose da portare da Julie. Vi posso mettere un attimo qua, tanto vabbè, vedrete. Wendy che dorme sulle mie gambe. Praticamente ho questa busta piena di tutte le cose che devo usare per fare le foto. Quindi devo capire quale post effettivamente io voglio creare oggi per Natale, se riesco a farne anche due. E adesso vedo un attimino quello che riesco a portare. Intanto, giusto per riprendermi dal breakdown, io mi ascolto Frozen. Questo non cambia. E niente, così. Ciao, ti sei svegliata finalmente? Andiamo a fare la pappa. La pappa. Oh, la pappa. Comunque, sto preparando i regalini da portare a Giulia. Dopo ve li faccio vedere mentre li scarterà. Quelli che le ho portato da Londra. Solo che mi serve una bustina, quindi tanto scendo. Contate che è l'una e io devo andare da lei tra un'oretta. Quindi spero di farcela. Mia nonna mi ha lasciato due pacchetti qua sulle scale. Poi vedete come si perdono. So già più o meno cosa sono. Sono di color pop. Eccoli qua. Dopo li apriamo, li vediamo. Questi giorni non è che sia stata proprio super, super, super healthy. Cioè, potevo davvero fare molto meglio. Quindi, se c'è l'insalata, mangiamo l'insalata. Sì, c'è. Ed è anche già lavata. E se c'è la mia mozzarella, perché io ho un problema con il lattosio ultimamente, quindi bevo latte senza lattosio, mozzarella senza lattosio. Ecco, ci mettiamo questa, la Jocca senza lattosio. Siamo super healthy oggi. E poi che ci mettiamo? Qualche pomodorino? Ecco qui il pranzetto, insalata, fiocchi di latte, ci ho messo anche un pezzetto di cetriolo, noci, un po' di semini e i miei fiori d'acqua. Dentro al pacchetto di Colourpop c'erano due collezioni. Una è questa qui che ha tutte, vedete, le farfalle sopra. Ci sono tre ciglia finte, eyeliner liquidi metallici, due kit labbra rossetto e matita, vedete, uno ognuno uno rosso. E la collezione è questa qui, Ultra Glam Luxe, credo sia questa qui. E c'è anche una palettina. Guardate che bella, è molto carina, molto molto molto. Questi magari poi li vedrete all'azione tutte su Instagram. E poi una cosa che a Giulia farà morire di invidia, e infatti gliela porto proprio per fargliela vedere, è un Vault di palette, si chiama Dream Big.
Eccolo qui. Si apre come un libro e ci sono letteralmente quasi tutte le mini palette che Giulia voleva. Oh mio Dio, se mi cascava. E da quest'altra parte idem. Alcune di queste io non ce le ho, tipo due. Quindi le altre gliele porto e vediamo quale lei ha preso sul sito e quale le mancano, così. Cioè, ma dove le trovate un'amica come me? Detto ciò, adesso direi che è ora di preparare le cose. Ragazzi, sono in extra ritardo, sono quasi le due. Siamo a casa della Queen. La sono andata a prendere al lavoro. Non vi dico i giri che ci ha fatto fare il navigatore per evitare un pezzetto di traffico così. Cioè, piuttosto di fare mezz'ora, grasso che cola in macchina, ne abbiamo fatto 50. Io col piede come sto, vi posso far capire. Adesso è tipo una pagnotta. Comunque, vedete che l'albero l'ha già montato? Guardate quanto è grande. Allora, io sono circa 1,70 m scarso, 1,68 m. Qui abbiamo la nostra roba da portare in studio. Eccoci. Vi dico solo che io ho messo il maglione di Natale, così per entrare nel mood. Lì c'è Mauro. Ecco che famiglia la felice. Sei pronta a scartare i miei regali? Sì. Sì. Quelli che ti ho portato da Londra. Sì. Ma forse, scusa, non è per caso che giochiamo con i videogiochi? No. Se no, no. La parte la farò rosicare col cofanettino che voi avete già visto. Regalini, regalini. Aspetta però, dobbiamo riprendere anche la reaction, quindi io te li posso. Ma metterla qua se vuoi. Ok. Chiudi gli occhi. No, c'ho paura. No, non è niente. Tanto loro hanno già visto. In realtà, se tu hai visto, se tu avessi visto il primo vlogmas che io ho caricato, sapresti già tutto perché il ho mostrato. Il problema è solo uno. Non ho già tempo. No, è che non segui i tuoi vlogmas. Oh mio Dio, oh. Ciao. Allora, vuoi regali? Tu di che recupererai tutto. Tesoro, io seguo sempre. In realtà sto facendo finta, l'ho già visto il tuo vlogmas e già so cosa sì, c'è. Sì, sì, ok. Chiudi gli occhi. Allora, da cosa parto? Partiamo da... Andiamo a step, ok? Primo, da questo capirai anche il tema. Sento di tutti gli altri. Sento qualcosa di mosso. Apro. Si apre. Cos'è? Guarda! Wow, questa è per wow. Allora, questa qui è una... On Wednesday we were pink, ok? Ci ha provato. Ragazzi, il mercoledì ci si veste di rosa. Ok? Okay. Non puoi sedere mercoledì... qui con noi. Il mercoledì ci si veste di rosa. Ho paura. Ma c'è stata un'indecisione fino in fondo. Ma stai scherzando? Se tenerla io da... Raga, hai visto ragazzi? No, raga, no, no, aspetta, però io devo farvi vedere una cosa. Aspettate. Vedete? Quando basta poco, niente, un burbook no. E via. Allora, vi devo far vedere. Questo è il mio sfondo. È lo sfondo del mio telefono. Cioè, capite? Poi come quando se non lo sapessi. Si sblocca con il Face ID. Cioè, io ho di nuovo questo. Cioè raga aspetta, manca il pezzo forte. Giuramelo. Beh, più forte di quelle. Ma poi quanto è morbidosa. È bella, infatti la volevo tenere quella. Che bastarda. Ho detto per me è troppo grande. Giocavo. La diamo a Giulia. Pezzo forte, se non sei pronta, sì, secondo me mia. Chiudi apri le mani. Prima cerca di indovinare che cosa. Questo è qualcosa con Hama Mouse, brava. O oh no? Sì, brava. Aspetta, ma poi devi aprirlo perché non no. È finita. Pensi che io sia così. Hama Mouse, da. No, in là tu sei pazza. Questa è bella. Questa... Ma dove hai preso tutte queste cose? Da Primark. Cioè c'era tutta sta roba. No, amo, guarda l'aria che mi ha preso. I'm a mouse. Fai anche questo. Come se Maurizio potesse capire. Questa qua sarà la pochette che mi porterò sempre in borsa. Sempre, sempre. Ma quanto sei carina. Tu avevi detto che non me l'avevi presa. Lo so, perché così non ti facevi pazze speranze. Per un affronto di mantenimento. Meno male, c'avevo proprio voglia di dolce. Oh, ma quanti regalini.
Allora, a parte lei, a parte lei, che sai che l'amo, ok, che la fare... Bisandi. Bisandi, scusa. E poi c'è una mollettina con scritto Fat. È il mio, la base catchphrase, quella che volevo c'è io. Il no, io sono scioccata, raga. E basta, questa è la fine. E basta, cazzo, ma è stato Natale, compleanno, pensierini di Londra. Beh, sì. Oh, vuol dire che me lo merito, se è successa una cosa del genere. Anzi, scusate, se ho urlato sempre, ma io sono così. Sì, quando vedo qualcosa di paura. Adesso si lavora! No, adesso io provo tutto. So fetch, fetch. I'm a mouse. No, quella che non ti dà neanche soddisfazione. Allora, posso dire. No, io ho visto, raga, lui entra. Io. Nel senso, vuoi sapere i miei pezzi forti? Sì. Quando inizialmente ho visto questa, giustamente pensavo che era questa. Okay. Ma poi ho visto quella. Ho visto questa. Ho pensato che era questa. E ho detto, no, cioè, no, raga, di verità dai, questa è favola, eh. Questa è, ma proprio il materiale. Io vorrei fargli la succa. È un materiale super strano. Ma se proprio devo scegliere a Casper, dai no, questa l'ho vista ed era questa era l'ultima, tipo la mia pochette della vita, me la porto sempre dietro, a parte c'è glitterata I'm a mouse, esatto, peluche. E poi non so se posso dare un piccolo spoiler. No. No. È già uno spoiler questo, okay. Che non si può dire lo spoiler. Premo? Premi, l'accendiamo. No, ragazze, allora, a parte, vabbè, la mia metro quanto cavolo può essere figa. Cioè, voi mi vedete a me adesso così. Allora, così. Che vado in giro con la mia borsettina, il mio cellulare, la mia felpez. Tutta brandizzata. Che poi potrebbe sembrare anche un Francianci incappucciato. Sai che l'ho sempre pensato io. Quindi io. No, vabbè. Dai raga, ma poi guardate quanto sta bene con questa cover. Eh beh, l'ho pensato apposta, il tuo cellulare è lilla. Sono proprio fortunata ad avere un'amichetta così speciale. Basta. Adesso pensiamo che i sentimenti cibo. Non esistono. mercoledì. Esatto. Comunque, a parte i sentimenti, adesso li ammazziamo i sentimenti positivi con quelli negativi. Sei pronta? Okay, sì. A vedere quello per cui rosicherai come pochi nella vita. Ok. Mi è arrivato stamane e ti ho pensata. Allora io mi addolcisco. Eccola. Ok. Però devi sempre chiudere gli occhi perché questa proprio non te la saresti mai aspettata. Va bene. Ok. Sei il cofanetto dei paletti, lo si può. È il cofanetto. Io l'ho appena comprato. Ma questo qui? Ho comprato questo, mi sa. Ah, favoloso. Però non mi ricordo che c'era né questa. Ma no, può essere che so diverti, capito? Cioè, ti è arrivato così a merda a casa? Infatti ho detto, mi prendo queste due che non ho. Ma io sono scioccata, raga. Che carina questa Ranzon. Fagli vedere quella gialla. Sì, questa devo dire è un po' sottotono. Fagli vedere quella gialla. Gialla. Allora è questo, perché ci sta la gialla, l'arancione, no, la viola, non vedere. La blu. Quello giù. Una verde. Allora, io ho terminato il mio look, ragazzi. Vediamo sotto al faretto. Super, è un mix tra Christina Aguilera in Lady Marmalade mischiata al Natale. Un po' così. Però mi piace molto. Non vedo l'ora di scattare. Qui c'è la mia amica che sta facendo. Senza spoiler. Tra l'altro Maurizio ha fatto i biscotti. Quindi c'è un profumo che volevo dire. Eccoli qua. Sfornati, io sto venendo qui ogni tanto me ne mangio uno. Così. C'è qui che dorme. Ciao piccola. Non puoi darmi troppi bacini. No, perché poi quando è gelosa. Questo è intanto il delirio post. Il delirio post del post, capite? Un po' così, facciamo simpatiche. Con Giulia che canta di sottofondo. Vuoi farti sentire nel vlog? Yes. Vabbè, comunque ho appena finito di scattare. Ok, mi dispiace struccarmi, questa è la parte più brutta poi quando finisci di fare la foto. Però
spero vi piaccia, a me da morire. Guardate, così un po' Cristina la ricordo. Guarda quanto si diverte, mamma mia, mamma mia. Ragazzi, questa è tutta invidia, perché lei non sarà mai Cristina. Ma scusa, ma non hai ragione, ragioni tu. Ha anche ragione, posso fare diverse cose comunque. Beh, cacchio. Bye bye lashes. Soprattutto togliere questi. Adesso venite al bagno con me perché mi devo struccare. Mi sono portata tutte le mie robine. Andiamo, take the day off the clinic. E si vola via. Mi appoggerò qui, vedete che efficiente il bagno della Queen. Questo lo amo ragazzi, eh? Cioè, vi porta via qualsiasi cosa. Io ci trovo da Dio, cioè non appanna la vista. Si toglie tutto, guardate, in 5 secondi. Compreso mascara e liner HH. Basta massaggiarlo bene. Ora vabbè, sarò, anzi diventerò un po' fucsia. Comunque oggi è stata una giornata stressante, ve lo dico. Perché solo per stare 50 minuti nel traffico di Roma, cioè non sto sentendo, chi è di Roma mi può capire, ma probabilmente anche altre città, però Roma è proprio forse una delle peggiori che abbia mai vissuto. Quello mi ha tolto la vita. Una volta che siete diventati una fragola, sostanzialmente, bagnate una spugnetta del genere e questa vi porta todos via. Vedete? E io mi stucco sempre così, anche quando sfolo mascara, eyeliner, eccetera. Per finire un po' di spuma, questa qui di Hello Body, che ruberemo a Julie. Ultimo step, prenderemo la Julie un po' di cremina idratante. Che io l'ho scordata. Come se nulla ci fosse mai stato. Prima e dopo. Passo e chiudo. Cremata io! Morta! Non si può stare tranquilli, tutto il pomeriggio che siamo chiuse qua dentro, una certa parte lo sclero. Allora, io stavo pubblicando delle stories, Giulia sta lavorando al mini video che ha girato. Molto presto, tema no, Natale. Guarda quanto sei prepotente, no, faglielo vedere. No, inquadra. Inquadra. Allora, ma forse non si chiama prepotenza, allora, ma aiuto ragazzi, regia. Allora, io mi sto mettendo la crema. Guardate, lei prende la mano. Ma l'hai velocizzato, non era così veloce. Mi sembra cattiva. E adesso mi metto subito ad editare le foto che abbiamo appunto scattato today. Ho un'email del commercialista, non la voglio aprire. Ogni volta so solo santi. Sgancia sti soldi, va bella. Mi sa che mi ha fatto il conto di quanto devo pagare. Bene. Io spero di morire presto, così non dovrò pagare. Comunque vorrei che in foto venissi come nei filtri Instagram. Cioè il mondo sarebbe un posto migliore. Guardatemi. Non dovevano metterli sti filtri Instagram. Adesso tutti hanno dei complessi che prima non avevano. Tipo il mio naso prima mi piaceva. Ma adesso se sembra un pisellino il tuo naso. Perché ho queste cose molto accentuate, le narici. Qui c'è ancora un profumo dei biscotti. Ragazzi, qui non mi tolgono il piatto alla fine comunque. Cioè prima erano tipo il doppio. Ho mangiato di tutti io. E abbiamo anche preso la pizza stasera. Gucci, Fendi, Prada. Ci sono delle Birkenstock. Allora, okay. Birkenstock. Ragazzi, mi sto sentendo male. Cioè sto piangendo. Sapete quando mi prende la ridarella? Non ho riuscito a smettere. Sto provando i filtri. Dov'è il telefono? Vabbè. Mi sento male. Vabbè raga, cioè se questa c'è la taglia da sola. Quindi togli con gli occhietti. Cioè ti rendi conto che la stai tagliando? Te la stai tagliando da sola? Sto male. Pizza. Eccoci qua. Pizza. Sono appena tornata a casa ed ecco perché mi fa ridere la gente che dice non fate nulla. Ecco, sono tornata a casa quasi a luna. Abbiamo finito di lavorare poco tempo fa. Comunque ho la batteria scarica, quindi
Accorciamo, finiamo questo vlogmas di oggi. È stato un po' così, però appunto siamo state tanto a lavorare, a fare cose. In realtà anche domani dovrei fare qualcosina, quindi poi vediamo cosa ci racconteremo domani. E niente, vi mando un bacio. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ci vediamo domani. Ciao!